Rieccoci nuovamente in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro. È la volta della ginnasta Polse Siannaia Elisabetta, che chiude anche questa finale, prima delle quattro finali individuali, con il cerchio. Buona esecuzione per lei. Abbiamo forse non comunicato ancora il punteggio di Kromova. Esattamente, perché eravamo in pubblicità. Nel frattempo abbiamo anche avuto notizia che il famoso ricorso della ginnasta greca è stato accolto. Sì, e è passato da 28,65 a 28,95. Mentre il punteggio di Kromova, che ce lo siamo persi appunto per la pubblicità, è stato di 30,55. Quindi in questo momento la ginnasta supera la nostra Baldassari Milena. Sì, che si trova in questo momento ai piedi del podio. Allora, la motivazione qual è? Vediamo nei pannelli di giuria che il punteggio stacca sulla difficoltà, perché Kromova prende 14,2 mentre Milena 13. Durante il suo esercizio Milena, come spiegavo, ha omesso qualche ripresa, qualche criterio che ha abbassato un pochino il livello tecnico del suo esercizio. Quindi per chi magari non comprendesse bene i punteggi, è proprio perché a parità comunque di esecuzione, quindi a parità anche di errori o meno, conta tanto anche quanto tu hai fatto a livello tecnico, sia di corpo che di attrezzo. Abbiamo visto adesso anche la ginnasta con un nome molto difficile, Polstiania, non so se lo pronuncio bene, che anche lei ha eseguito una bella routine. Infatti su questi primissimi piani è soddisfatta e contenta, assolutamente sì, una ginnasta che sta facendo parlare di sé in questo periodo, che si sta davvero da qualche tempo affermando sulle pedane internazionali, e dopo che avremo scoperto il punteggio attribuito dalla giuria a questa atleta, chiuderemo, eccolo qua, 30,950, terzo posizione. Per lei recupera tantissimo, perché in fase di qualifica era sesta, quindi sì, davvero è una ginnasta che dal punto di vista tecnico, soprattutto sia attrezzo che corpo, comunque fa tanto, e oggi ha eseguito molto bene, ha espresso veramente un gran bel livello. Vabbè Valentina, ma la notizia è la seguente, che la medaglia d'oro Sofia Raffaeli, lo vedete dalla grafica, è medaglia d'oro in questa finale al cerchio con 32.800, seguita da Stiliana Nikolova 31.300, terza posizione per gli Elisabetta Polstiannaia 30.950. Questo il podio di questa prima finale al cerchio. È bello comunque vedere come le carte si sono un po' rimescolate, no? Con questo cambio del codice, con il cambio di quadriennio, ginnaste che comunque hanno smesso, nuove che si sono affacciate di un livello veramente incredibile in così poco tempo, perché sappiamo che appunto, avendo avuto l'estate scorsa le Olimpiadi di Tokyo che sono slittate di un anno, in poco tempo abbiamo visto un cambiamento del codice che è entrato in vigore solo da gennaio 2022, eppure in sei mesi tantissime ginnaste stanno già esprimendo un livello tecnico elevatissimo. Ed ecco la regia che ci propone le immagini del podio finale, di questa pazzesco. Finale, lei naturalmente è l'oro di questa edizione, è la ragazza d'oro, è il nostro asso nella manica, sicuramente tutto il mondo ce la sta invidiando, perché veramente ad ogni gara che ha fatto ha dimostrato la sua forza e la sua grandezza nonostante la sua giovane età. Assolutamente sì, classe 2004, quindi da poco diciottenne. E ecco, a proposito, entriamo subito nel vivo della seconda finale, che è quella alla palla. A proposito di età, fino a che età una ginnasta può gareggiare ad altissimi livelli? Allora, non c'è un limite di età. In realtà le ginnaste smettono abbastanza giovani, ma dipende sempre più che dalla loro testa, dal fisico, quando non ce la fa più, perché è comunque uno sport che richiede tante ore di allenamento e il tuo fisico un po' si usura. E a proposito di età, Polina Berezina, inquadrata in questo momento nella zona del warm-up, ginnasta di tanta esperienza, con un'esperienza alle spalle non indifferente, è spagnola ed è una delle veterane del circuito internazionale della ginnastica ritmica da tanti anni. Ha gareggiato anche in Italia in occasione del nostro campionato di Serie A, esattamente, ecco, lei è una ginnasta matura. Guarda con che determinazione ci entra in pedana. Molto, molto espressiva, comunque le spagnole ci hanno abituato a questo genere di entrata in pedana con questi sguardi. Sì, quarto punteggio per lei in qualifica. Thank you.
perdita su un rotolamento per lei. Tanti gli errori per lei. Piccole perdite, una un po' più grave, su un paio di perdite così grandine, sì, nel senso, dipende sempre dai passi che fai, su cose che tu stavi dicendo banali. No. Su cose non difficilissime però. Allora, in realtà, guarda, la scorsa settimana anche che mi sono ritrovata a fare la telecronaca degli assoluti, sottolineavo come quando le ginnaste non sono perfettamente fluide nei loro movimenti perché hanno un po' di paura, tendono a, noi diciamo, eseguire in modo contratto gli elementi. E i rotolamenti sono un passaggio che non ti perdonano. Se tu non ti allunghi sui rotolamenti, la palla rotola male, rimbalza e rischi di perderla. E a lei è successo in questo esercizio, veramente, vediamo qua, una perdita molto grande su un rotolamento che era incompleto perché le spalle erano un po' alte, la ginnasta era un po' contratta e non ha rotolato in maniera fluida. Guarda qua, di nuovo sul rotolamento. Quindi è proprio quando la ginnasta non si sente perfettamente a proprio agio, cerca di accorciarsi per tenersi la palla più vicina, in realtà lì fai l'errore. Ha fatto 3 rotolamenti con perdite, quindi sicuramente il punteggio sarà basso, perché dal punto di vista esecutivo scenderà il punteggio. Uno degli elementi sul rotolamento che abbiamo visto sbagliati era anche su una difficoltà corporea. In quel caso la ginnasta purtroppo incorre in una doppia penalità, da parte dell'esecuzione per la perdita e da parte della giudice difficoltà, che non potrà riconoscere assolutamente la difficoltà 450 di corpo. 50 per l'atleta spagnola, sicuramente delusione sul suo volto, anche perché, dicevi bene, in fase di qualifica aveva un punteggio 29,7. Un punteggio sì, piuttosto alto, quindi purtroppo, ma quei 3 gravi errori e comunque 3 errori sul rotolamento stavano molto cari. Assolutamente sì, torna in pedana, l'abbiamo già vista protagonista nella finale al cerchio, Kita Sumire dal Giappone, questa volta impegnata alla palla, un attrezzo diciamo che si confà anche le ginnaste eleganti come lei. Sì, assolutamente, la palla è un po' l'attrezzo per eccellenza, no? Però ognuno poi decide come interpretarla. Puoi usare una musica più dinamica o più morbida. Vediamo che scelta ha optato lei. In the morning, feel all through the night. Brava, ben eseguito il suo esercizio, ha optato per questa scelta musicale comunque un po' sinuosa, molto particolare e devo dire ben interpretata, sì, esattamente. Ogni movimento che esegue la ginnasta dovrebbe essere veramente in carattere con lo stile musicale, oltre che a ritmo anche in carattere, altrimenti incorre in penalità da parte della giuria. Sorride anche la sua allenatrice, un abbraccio tra le due, insomma la zona del Kissenkrai prima di sedersi sul divanetto serve anche quello. Sì.
Vedete che le ginnaste eseguono molti rotolamenti all'interno dell'esercizio. Ci si chiederà se è una cosa obbligatoria. In realtà le ginnaste obbligatoriamente devono inserire all'interno dell'esercizio due lunghi rotolamenti, quindi su almeno due segmenti corporei. In realtà ne vediamo fare così tanti perché attribuiscono, se eseguiti con dei criteri particolari che possono essere delle rotazioni del corpo oppure senza le mani oppure fuori dal campo visivo, attribuiscono un punteggio ogni volta per quanto riguarda le maestre d'attrezzo di punti 0,40. Ecco perché ne vediamo tanti all'interno dell'esercizio, che può essere un asso nella manica, così come abbiamo visto prima un'arma a doppio taglio, perché quando la ginnasta non si allunga bene potrebbe incorrere in uno di quei famosi errori visti purtroppo fare dalla ginnasta spagnola. Questa è la palla della nostra mascotte della Vitrifrigo Arena, andata nelle mani di Kita Sumire, e che viene restituita. Ah, ecco, le aveva rubato la palla. Sì, so, ognuno ha ognuno la propria. Ecco, in attesa di conoscere il punteggio al Kissenkrein, qua dato in questo momento il presidente e il vicepresidente della federazione, il cavalier Gerardo Tecchi, e il vicepresidente Walter Peroni, 30-350. Sicuramente un ottimo punteggio per la ginnasta giapponese. Solito inchino che loro fanno, sono solite fare dopo l'uscita al termine dell'esercizio, soprattutto quando viene letto il punteggio. Hanno questo segno di ringraziamento. Sì, sì, assolutamente. Un'altra ginnasta espertissima, quasi 30 anni, 28 se non ricordo male, comunque molto molto esperta, è Caterina Vedeneva, è una ginnasta russa con passaporto sloveno, gareggia e difende i colori della Slovenia, è stata anche lei protagonista dei giochi olimpici di Tokyo e anche lei si è rimessa in gioco nonostante fosse già una veterana e ha voluto cimentarsi con un nuovo codice dei punteggi. About the things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The judges will decide, the lights of me abide, spectators of the show. Molto delicata questa palla, sicuramente lei è una ginnasta caratterizzata da una grande pulizia, è sempre stata molto pulita dal punto di vista esecutivo e è partita, spero che la regia ce lo possa riproporre. Subito in apertura del suo esercizio ci ha sfoderato una difficoltà veramente di grande valore tecnico. Si riferisce al pivot. Al pivot. Ha eseguito 6 giri in una forma che noi chiamiamo attitude, susseguito da un salto. Eccolo qua. 6 giri in attitude con stacco e diretto salto, quindi una difficoltà combinata. All'interno dell'esercizio le ginnaste individualiste possono mettere 3 difficoltà combinate, cioè 2 difficoltà attaccate che valgono come una sola difficoltà. Le individualiste hanno 9 difficoltà, un massimo di 9 difficoltà all'interno dell'esercizio, meglio ne possono mettere anche più di 9, ma le 9 di maggior valore verranno conteggiate poi dalla giuria che giudica le BD, quindi le difficoltà di corpo. Veramente ben eseguita la sua palla. Qui vediamo un rischio, spesso ha ripreso la palla a due mani. Naturalmente la palla va ripresa invece con una sola mano.
A volte la ginnasta va in sicurezza e decide di prendere a due mani per evitare una possibile perdita. Quando si hanno queste riprese a due mani, viene inflitta dalla giuria dell'esecuzione una penalità di 0,10. È contenta la Vedeneva. È raro vederla sorridente. 31-150. Molto bene per lei. Un punteggio balza in testa alla classifica provvisoria. Molto alto anche il valore del suo punteggio nelle difficoltà, 14-100. Sarà vediamo protagonista dalla anche delle prossime finali. Ecco questi dettagli, le ginnaste si asciugano le mani prima di entrare in pedana. Allora è molto umido qui all'arena, il sudore, sì, perché la palla scivola, quindi ci si asciuga le mani spesso nelle tute, nelle magliette delle allenatrici oppure in un asciugamano. E anche quello è scaramantico. In Kromova torna in pedana dopo il quarto posto ottenuto nella finale al cerchio. Questa volta è impegnata con questo nuovo attrezzo, la palla. Posizione iniziale anche per lei, con una palla intinta con parti del body. I'm gonna fight them all. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Ooh, back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. Yeah, from the Queen of England to the Hounds of Hell. And I catch you coming out my way. I'm gonna serve it to you. Che dire, anche lei sicuramente ginnasta molto dotata, ginnasta che sta ben figurando a livello internazionale e che ci sta offrendo un livello tecnico elevato. Ha avuto una piccola indecisione iniziale, ma è riuscita a gestire ed evitare una perdita d'attrezzo come se avesse una patata bollente tra le mani. Ha veramente delle doti che le permettono di fare delle difficoltà notevoli. Abbiamo potuto apprezzare appunto uno di quei famosi giri in panché di cui abbiamo parlato anche prima, che si possono fare o su tutta la pianta del piede o in relevé, veramente molto bello. Anche i suoi salti sono spinti. Ecco qua, un errore, perdita. Quindi non aveva evitato. Tutte avevo queste, visto male. Queste quindi... precisazioni ecco tecniche. Qua. Questo è quel famoso giro panchè, ha fatti veramente tanti e molto ben eseguiti a livello di forma proprio. Tutte queste specifiche tecniche illustrate in maniera impeccabile da Valentina Rovetta. Per chi volesse rivedere tra l'altro questi esercizi può andare sul sito di la7.it, c'è cioè proprio una pagina dedicata, e riguardare tutti questi esercizi che sono poi stati messi e possono essere visti on demand. E se li volete condividere su tutti i social, l'hashtag è la7ritmica, ve lo ricordiamo, così potete tornare a vedere se questi esercizi vi sono piaciuti. Vi diciamo dove andarli a trovare in attesa di conoscere il punteggio della ginnasta uzbeka con questa sorta di non è proprio un asciugamano, è un asciugamanino, però ti dico, sì, dipende un po' anche dove ti asciughi. Ricordo che per esempio Alessia Maurelli aveva come abitudine doveva dare a me prima di entrare in pedana, ma era proprio una scaramanzia, no? Alessia Maurelli è il capitano della squadra nazionale delle nostre farfalle, che poi vedremo nel corso della nostra telecronaca. 29,650, quindi questa perdita che abbiamo rivisto nel rallenti ha sicuramente fatto scendere il punteggio sia dal punto di vista esecutivo, e la perdita ha anche annullato la parte tecnica che stava eseguendo la ginnasta. E torna ancora in pedana Stiliana Nikolova, medaglia d'argento in occasione della finale con il cerchio.
marchio, vediamo su quali note avrà deciso di comporre il proprio esercizio. Ha un bel carattere, ha un bel piglio comunque, sì, questa ginnasta. Magari i training hanno un po' il fatto di essere una ginnasta minuta, Piantina, comunque piccolina, invece è una grande, grande personalità, che è poi quella che si cerca anche nella ginnastica ritmica per differenziare i vari esercizi e le varie ginnaste. Che brava, super, veramente brava. Avete sentito anche il pubblico, il come pubblico assecondava, sì sì, i suoi, contenta, sorridente, come assecondava le sue difficoltà. Guarda, questo esercizio è stato un crescendo, sembrava che lei stessa si stesse esaltando da sola, via via che le riusciva un passaggio dietro l'altro, sembrava sempre più carica, sempre più incisiva nei suoi movimenti, e il pubblico ha iniziato proprio in maniera incalzante a seguirla proprio via via, aumentando anche gli applausi e facendosi sentire molto caloroso nei suoi confronti. Assolutamente sì, un crescendo il suo esercizio, hai visto proprio sulla seconda parte? Assolutamente sì, e non possiamo non sottolineare le sue capacità tecniche di giro, perché ci ha deliziato di rotazioni pazzesche, ci siamo guardate strabuzzando gli occhi. Molto belli anche i suoi arrotolamenti, ben eseguiti, ma veramente, se la regia poi ci riproporrà, ecco qua, la velocità con cui esegue le rotazioni sotto ai lanci anche è degna di nota. Sul body delle atlete deve essere o stampato o ricamato la bandiera del paese di appartenenza. Avremo poi modo di vederlo, insomma, inquadrato sui, ecco, dettagli, ecco, lo vedete, la bandiera bulgara sulla parte, sul fianco sinistra, e uno dei pivot di cui parlava Valentina, e poi questi body che sono sicuramente spettacolari, ma che devono seguire anche in questo caso determinati tipi di regole. Sì, esattamente, e soprattutto rispetto allo scorso codice dei punteggi è stata effettuata una modifica nel regolamento, ossia il fianco deve essere comunque di una parte in licra, non può essere trasparente, mentre eravamo abituati nello scorso quadriennio a vedere la parte del fianco più scoperta. 30 e 600, seconda posizione provvisoria per Siljana Nikolova dalla Bulgaria, quindi un ottimo esercizio. Sentiamo fischi dal pubblico, ci piace, non sono d'accordo, non sul sono d'accordo perché della giuria. È stata veramente coinvolgente a livello proprio di artista. Esattamente, poi come dici tu, poi la differenza la fanno le difficoltà. Per cui intanto Vigneva il pubblico 14-10, si riaccende, ecco, sventolare il tricolore, la volta della nostra Milena Baldassarri, pronta a entrare in pedana, davvero una ginnasta di grande talento e grande esperienza, sarà protagonista insieme a Sofia Raffaeli di tutte e quattro le finali di specialità, per cui davvero ampla in azzurro non solo nel concorso generale ma anche in queste finali.
molto bene. Peccato. Tutto lamento. Che peccato, davvero peccato, perché veramente tutti gli esercizi sia di Milena che di Sofia sono delle opere d'arte molto particolari, molto diversi uno dall'altro, e questo permette a queste ginnaste di potersi esprimere dal punto di vista della loro espressività, che è maturata tantissimo in quest'ultimo periodo. E peccato, perché questa perdita sicuramente peserà sul punteggio. Abbiamo visto una perdita ancora su un rotolamento. In realtà, come vi dicevo, il rotolamento è un elemento tecnico abbastanza insidioso, ma l'aggravante è che in questo palazzetto in questo momento c'è anche parecchio umido, e l'umidità non giova al maneggio della palla, perché la palla ti scivola, è un po' viscida. Ecco alcune immagini del RVM dell'esercizio di Milena. Ecco qua Milena. Una difficoltà di giro ben eseguita da Milena, un giro pivot attitude combinato con un giro a bucle, quindi questa è una di quelle famose difficoltà combinate di cui abbiamo parlato prima, mentre questo che stiamo vedendo ora è un rischio individuale, dove sicuramente Milena ha tolto qualcosina in ripresa. Qui purtroppo l'errore durante una difficoltà di corpo, quindi la difficoltà di corpo non verrà attribuita, e in più purtroppo avremo una penalità da parte delle giudici d'esecuzione. Intanto la ginnasta bulgara Nikolova sì, ha presentato ricorso. Ce l'aspettavamo perché avete sentito i fischi, aveva ragione il pubblico, non aveva ragione. Lo scopriremo quando la giuria avrà modo di rivalutare. Intanto Milena, che è un po' la veterana della Vitrifrigo Arena, debuttò qui nel 2017 in occasione dei campionati del mondo, non della Coppa del Mondo di Pesaro, davvero amatissima dal pubblico. Lei è di origine nata a Ravenna, insomma nella zona di Ravenna, si allena ormai da anni a Fabriano, esatto, alla ginnastica Fabriano, quindi siamo in attesa poi di conoscere e vedere se effettivamente verrà modificato il punteggio di Stiliana Nikolova, che attualmente è di 30.600. Aspettiamo quindi il verdetto poi della giuria, sia per il punteggio di Milena sia per il punteggio che verrà poi rivisto di Nikolova. Che dire ancora di questa ginnasta? L'abbiamo commentata insieme a Tokyo e ha fatto una gara veramente strepitosa. Noi abbiamo detto che ha fatto veramente la gara con la testa, perché si vedeva che era concentratissima. Un passaggio dietro l'altro. Ma vogliamo ricordare la sesta posizione? Fu un risultato, esatto, davvero storico per un individualista. Diciamo che ha scritto più pagine della storia della ginnastica ritmica italiana, perché fu la prima medaglia al nastro d'argento ai mondiali del 2018 di Sofia, sì, ma ancora una medaglia prima, storica. Nel 2016 aveva aperto le danze alle medaglie un po' italiane, no? A livello di europei, di All-On, insieme alla compagna Alexandra Giurgiuculese, dove avevano vinto la medaglia in team, dove avevano iniziato a vincere le loro prime medaglie importanti a livello junior. Per poi riconfermarsi, come abbiamo detto, nel 2018, dove ci ha regalato uno splendido argento al nastro, e poi continuando veramente a confermarsi e a crescere. Ora insieme all'ape, alla mascotte qua di Pesaro, in realtà sta un po' fomentando il pubblico, no? Assolutamente sì. Si stanno un po' divertendo, è bello anche vedere questi momenti dove lasci andare un attimo la tensione e ti diverti. Ecco i sostenitori, forza Milena, i cartelloni, è bello anche vedere come tutti guarda gli come appassionati sta interagendo col pubblico, questo è bellissimo, sì, perché ci sono un milione di bambine qua dentro che non vedo
vedono l'ora anche solo di captare un saluto da Milena, no? Sono veramente i loro idoli e questo fa veramente bene al nostro sport. Assolutamente sì, uno sport che sta crescendo tantissimo e seguitissimo anche grazie alla visibilità di La Sette, che sta facendo un lavoro straordinario proprio per questa disciplina, una disciplina solo femminile. Questo lo ricordiamo, composta sia dalle gare individuali che poi dalle gare di squadra, che seguiremo naturalmente anche in 31. È stato alzato di 0,40. Non quindi cambia nulla in questo momento, nel senso che prima resta Vidineva. Assolutamente sì, per 0,15, ma il punteggio è stato alzato. Quindi alzato, e quindi il ricorso della ginnasta bulgara è stato accolto. Ricorso che naturalmente viene fatto dalle allenatrici, viene presentato. Entro quanto tempo deve essere presentato? Allora, non mi vorrei sbagliare, se non sono cambiate le regole, hai 2 minuti di tempo da che esce il punteggio. Intanto 29,150 il punteggio di Milena Baldassarri, quarta posizione provvisoria per la prima delle nostre due atlete azzurre. Adesso è la volta della tedesca Margarita Kolosov, anche lei una ginnasta che in quest'ultimo anno, nel corso del 2022, anche lei è un po' una rivelazione, ha vinto diverse medaglie in occasione della varie tappe di Coppa del Mondo, una ginnasta molto molto carismatica. Con una particolarità, fa questi tre salti, ma li lascio commentare a te, vengono chiamati butterfly, e ma chi meglio di Valentina poi potrà davvero spiegarci la parte tecnica di questo esercizio. Ecco, come sottolineare proprio su questa parte finale come invece lei i rotolamenti li ha molto ben eseguiti, quindi in pochi secondi lei ha costruito una parte del suo punteggio di D notevole, perché ha fatto 3-4 rotolamenti di fila e molto molto ben eseguiti. Come sottolineavi tu, una delle sue caratteristiche è di inserire all'interno dei suoi esercizi un salto molto particolare, il salto butterfly, che non molte ginnaste lo propongono, e in questo caso ne ha fatti due, poi magari la regia ce lo ripropone e potremo vederlo insieme. Come non sottolineare la sua scelta musicale? Una scelta musicale che ci ricorda sicuramente la magia per noi di Tokyo, perché era la musica dell'esercizio alle 5 palle della nostra nazionale italiana, che appunto vinse il bronzo a Tokyo. Molto ben eseguite comunque sia le difficoltà, eccole, il salto butterfly con due salti. Ecco. Quindi questa è la difficoltà di salto di cui parlavamo, e ha un valore di 0,50 ognuno questi salti. Un punto quindi, se la matematica non è un'opinione. Però ecco, sono due difficoltà separate, quindi è uno 0,50 più uno 0,50, sono due difficoltà. Molto ben eseguiti, dicevo, anche i passaggi con l'attrezzo, sia i rischi individuali, le riprese sono state nette e sicure. Vediamo, perché in qualifica lei ha ottenuto comunque un buon punteggio, era seconda e aveva un 31,75, quindi vediamo come valuterà questo esercizio la giuria. Questa posa con il cuore, con le due mani, ricorre spesso, assolutamente
Assolutamente sì, Germania anche che si sta distinguendo a livello internazionale. Nelle ultime coppe del mondo sono arrivate comunque a medaglia sia lei che la compagna, e segno del lavoro che stanno comunque facendo come nazione in direzione dei nuovi giochi olimpici che saranno in Francia. Esatto, tra ben 2 anni. Da e poco. A proposito, ci sono naturalmente delle tappe di avvicinamento a questo evento. A questo evento straordinario che va a concludere un po', poi a chiudere il quadriennio. Parliamo di quest'anno, prossimo appuntamento importantissimo, il campionato d'Europa a metà giugno a Tel Aviv, ma soprattutto il campionato del mondo a metà settembre in programma a Sofia in Bulgaria, già prequalificante per i giochi olimpici di Parigi, perché se non ricordo male le prime 3 squadre classificate nel concorso generale staccheranno già il pass per i giochi sì, in realtà olimpici. I 30 e 900, dunque in questo momento terza posizione provvisoria per Margarita Kolosova dalla Germania. Nikolova insomma ha fatto una scelta, l'allenatrice, scelta strategica, perché il punteggio dopo il ricorso è stato alzato a 31 quando prima era 3600, quindi le ha garantito quantomeno una medaglia, perché adesso a chiudere questa finale alla palla c'è la nostra Sofia Raffaeli. Siamo pronti, sentite il pubblico che l'accoglie in maniera calorosissima, siamo pronti a guardare, a gustarci questa meraviglia, questo esercizio. Dopodiché, al termine di questa composizione, dopo il punteggio, sapremo dirvi chi avrà vinto anche la finale alla palla. Wow. Pazzesca, veramente complimenti a questa ragazza. Ma vogliamo ricordare che questa ragazza, nonostante abbia solo 18 anni, ha già un elemento all'interno del codice dei punteggi internazionale che porta il suo nome, il Raffaeli. Esatto, lei ha già fatto scrivere il suo nome all'interno di questo nuovo codice dei punteggi. Se poi la regia ce lo ripropone, segnaleremo appunto questa difficoltà di giro. È stata veramente bravissima, con il sangue freddo dall'inizio alla fine, perché ha fatto qualche recupero in un rischio con una ripresa della palla senza le mani su una ruota, cioè si è allungata veramente tantissimo, ha salvato l'impossibile, è stata grandissima, una prontezza di riflessi ma soprattutto una freddezza tipica di una grande campionessa nonostante la giovane età. Assolutamente, adesso la regia ci propone RVM, esatto, del suo. Guardate le riprese o le tenta tutte, non mi vorrei mettere in questo momento nei panni di Giulietta quando riguarda della sua allenatrice da fuori, perché esatto. Attenzione, bellissimo anche questo pivot, mi è scappato un wow probabilmente. Sì, sì, bello, perché eseguito il relevé, del piede. E questo, vedete che ha la gamba flessa, quindi con il piede vicino alla testa, ha un valore superiore a quelli che abbiamo visto prima a gamba tesa. Vediamo, finora non abbiamo ancora visto quello che ha il suo nome, l'elemento che porta proprio il suo nome all'interno del codice dei punteggi. Guardate, bello anche questo salto. E poi il bello vedere
quanto diversifica le sue composizioni. Questa è una composizione più dinamica, l'altra era molto più drammatica, quella al cerchio, sì, più sì, vissuta, davvero. Ha sempre saper veramente interpretare tanti stili di musica, veramente è una cosa incredibile. L'ammirazione anche della mascotte, sì, della Vitrifrigo Arena nei confronti di Sofia Raffaeli. Dopo l'ape lei è la formica atomica, quindi sì, davvero 33, eccolo, insomma, due punti, un altro oro per lei, un altro oro ancora anche per non lei. Si accontenta, no, e noi siamo contente così, assolutamente felicissime, sì, assolutamente, di avere veramente una ginnasta, sì, di questo valore. Assolutamente, eccolo il podio, Sofia Raffaeli 33,650, Vedeneva Katrina 31,150 dalla Slovenia, terza posizione medaglia di bronzo per Stigliana Nikolova 31, e su questa classifica noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo qui dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro in diretta, perché inizia la prima delle due finali con la squadra, quindi tutto nuovo, commenteremo qualcosa di diverso tra poco. A tra poco.